Al problema della Boschi, al conflitto di interessi, a Casini, perché Casini è stato, gli è stato chiesto, vatti a suicidare come presidente della commissione banche, fai un lavoro politico sporco, cerca in ogni modo di salvaguardare la Boschi, in ogni modo evitando magari di audire determinati personaggi che possano far capire agli italiani l'enorme conflitto di interessi che c'è in quel ministro. Non ci è riuscito perché abbiamo fatto un'enorme opposizione, abbiamo costretto la commissione ad audire Ghizzoni, il quale ha ammesso che la Boschi faceva di fatto il giro delle sette chiese cercando dei compratori per la banchetta di famiglia. Tu, ministro della Repubblica, oltretutto ministro delle riforme costituzionali e dei rapporti con il Parlamento, mica ministro dell'economia, e oggi Casini viene premiato con un seggio, pare, no? Mi dicono, con un seggio a Bologna, qua dove c'era la tradizione comunista, poi la svolta della Bolognina, comunque ancora i democratici di sinistra, e ve lo dice uno che, pentendosi amaramente, io ho sempre votato a sinistra in vita mia. E oggi il Partito Democratico, quelli delle feste dell'unità, della salamella arrostita, del coraggio compagni, del Berlinguer, la questione morale che hanno tradito decine di volte, candida un democristiano che era democristiano quando era nella culla, che è sempre stato democristiano, come candidato, diciamo, del seggio del Partito Democratico. Ma non vi viene da vomitare di fronte a tutta questa cosa? Come si può ancora votare il Partito Democratico?